Palmira è solo l'esempio più recente di questo uso e abuso del passato. Se volete conoscerne altri legati anche ad un nostro passato recente, ad esempio all'uso che fece dei monumenti della romanità il fascismo, o ancora alla fascinazione che ebbe per le statue greche e l'archeologia greca in genere, lo stesso Hitler, potete leggere il dossier di BC che trovate sul sito.